approccio il movimento, continuo sempre a studiare, a approfondire sia la pratica degli asana che pranayama, mantra, mudra, e ogni volta che scopro qualcosa e mi ci immergo e poi provo a trascenderlo, questa cosa porta uno strascico all'interno del lavoro che faccio con le altre persone. Per cui è un approccio appunto in movimento che cambia e nel quale cerco di inserire e mixare diverse pratiche, chiaramente avendo come base solida la pratica degli asana, ma appunto inserendo quanto possibile anche lo studio e la pratica del pranayama e i mantra e mudra. Negli anni poi, da quando abbiamo iniziato a tenere i corsi di formazione insegnanti, abbiamo notato anche grazie a questo, anche grazie appunto ai risultati che otteniamo con le persone che appunto partecipano ai corsi di formazione, come indirizzare le nostre energie in maniera mirata. Siccome io e Silvia abbiamo un approccio abbastanza complementare alla pratica dell'Hatha Yoga, mostrando anche in questo caso appunto come le differenze in realtà arricchiscono il bagaglio tecnico di un insegnante e non si elidono, perché sono diversi, come diversi fiumi che confluiscono nello stesso mare. Abbiamo appunto notato che ad esempio a me viene più spontaneo lavorare con il corpo, con le mani e insegnare alle persone l'allineamento, la sensazione, proprio aggiustandoli, facendoli sentire che cosa devono attivare, disattivare, che cosa devono o possono sviluppare in termini di abilità, usando direttamente appunto l'esempio fisico corporeo, mentre invece Silvia ama destrutturare diciamo, la competenza acquisita in maniera ormai istintiva in passi sequenziali, quindi lavorare appunto all'identificazione dei dettagli, delle differenze di approcci che possono esserci nel conquistare un'asana o ad esempio nel praticarlo in maniera, nel prenderlo o uscirne in maniere differenti. Per cui questo diciamo che il mio approccio è in movimento così come quello di Silvia e forse sono le nostre due mani che si tirano, che da una parte e dall'altra ci aiutiamo a crescere, a migliorarci. Allora, Hatha Yoga lo pratico quando voglio studiare o quando ho bisogno di lavorare sugli allineamenti o sul rifinire gli asana e le posizioni. Io amo particolarmente lo stile morbido fluido dello yoga, per cui sono portata a passare da un asana all'altro senza spezzare il movimento, mi piace proprio sentire il movimento fluido, per cui anche nell'hatha, quando insegno hatha, tendo un pochino a cercare di unire un asana con l'altro, come se fossero una conseguenza diretta dell'altro. Però nel praticare hatha yoga rimango di più nella posizione e porto molta più attenzione sull'allineamento, sulla posizione delle parti del corpo per sentire, ascoltare l'allineamento e capire il nucleo di quell'asana.